Direttore, una gara dai due volti, una Samba che la prima parte del primo tempo ha retto bene, poi dal primo gol sembrava sciogliersi al sole, poi grande orgoglio anche in inferiorità numerica siamo riusciti a recuperare. La partita è incredibile perché noi il primo tempo purtroppo c'è stata quella leggerezza di Borghese, non so se la fanno o no, però tutto sommato forse avevamo fatto qualcosa più di loro e avevamo tenuto bene il campo. Poi come dici giustamente tu il primo quarto d'ora del secondo tempo è stato devastante. E quando la gara sembrava chiusa bisogna fare, è la prima di campionato, queste sono partite stranissime, però è chiaro che questo è un punto che vale 3, 4, 5 punti, insomma recuperare un 3-0 su questo campo, in questo ambiente, fare 3-3 è chiaro che si dà tanta fiducia, anche se è ovvio che certi errori vanno, non devono essere fatti perché il campionato è questo, però per oggi insomma portiamoci a casa un punto che, ripeto, per certi versi sembra quasi incredibile, per cui assume il valore dei tre punti. No, vabbè, insomma, è stata una partita dei due volti, no? Fino al 28esimo minuto, cioè al gol di Baldinini, avevamo un po' tutti detto una Samb disfatta, i tre gol, l'espulsione di, secondo me, ingenua e ingiustificabile, sì, di Tozzi di Borsoi, avevano ormai fatto abbassare gli umori di tutti, c'era stata anche una mini contestazione da parte dei tifosi rossoblu. Poi quel gol di Baldinini ha cambiato tutto e forse nel momento più difficile era sempre riuscita a riemergere in 6 minuti. Perché questo è il bello del calcio, a volte succedono cose incredibili come quello che è accaduto oggi, ripeto, noi prendiamo un punto che è pesantissimo. Non sono molto d'accordo, il primo tempo secondo me abbiamo fatto una partita discreta, forse anche meglio di loro, però poi abbiamo commesso con leggerezza e non dovevamo passare in svantaggio perché sarebbe stato credo molto diverso. Poi è vero che insomma i primi 20 minuti del secondo tempo sono stati devastanti in negativo, questo è l'aspetto più negativo, che la squadra non deve mai mollare rispetto al risultato che ha tutte le armi per poter recuperare, e poi l'abbiamo dimostrato in maniera, diciamolo, clamorosa, perché in 10 3-0 3-3 insomma il risultato che adesso ci riempie di soddisfazione. Sì, Tozzi Borsoi ha sbagliato, però l'hanno massacrato dei falli dall'inizio, disturbi da altre parti. Vabbè, Romano ha sbagliato, però farà ammenda. Gli arbitri devono anche quello che ha fatto. Sicuramente non è stato attaccando. Non è stato molto cautelato, però insomma aspettiamo che rientri, perché Tozzi Borsoi sappiamo benissimo qual è il suo valore. Mancano un po' di centimetri alla difesa. No, mancava Pepe, poi i centimetri ci sono, sicuramente se c'era Pepe era, perché mi pare a Borghetti dava diverso, l'ho già detto, ripeto, la coppia centrale titolare Pepe, e lì ci sono molti centimetri e Borghetti, però va bene così, siamo enormemente soddisfatti, anche se, ripeto, certi errori vanno immediatamente fatti in modo in maniera che non debbano ripetersi.